Si è svolta stamattina presso il secondo circolo didattico Giovanni Verga una giornata dedicata alla pace. Tutti gli alunni della scuola hanno partecipato alle attività. La giornata è stata organizzata con una serie di attività speciali dedicate al tema della pace, come il formare l'arcobaleno con nastri colorati e rivestire un albero spoglio con bandierine. È una giornata importante in un mondo afflitto dalle guerre, da quella tristemente attuale come la guerra in Ucraina. I bambini del secondo circolo hanno sicuramente contribuito a far capire che la guerra è sempre ingiusta, oltre che a voler augurare una buona Pasqua a tutti. Ha contribuito allo scopo della giornata la piccola Beatrice Chisari, alunna della scuola che ha suonato il violino sulle note della colonna sonora La vita è bella di Nicola Piovani. Ai nostri microfoni la dirigente Benedetta Gennaro. Con questa giornata, che è una giornata di scambio di auguri in vista delle festività pasquali, abbiamo voluto proprio sensibilizzare i bambini al tema della pace, un tema che in questo momento è particolarmente, come dire, vicino, no? Ed attuale. Ecco, ma che comunque è uno degli scopi fondamentali dell'educazione, dell'istruzione che consegue la nostra scuola. E ho detto proprio in apertura ai bambini, ho detto proprio questo, mi è piaciuto citare in apertura di questa giornata due grandi pensatori, Spinoza e Maria Montessori. Spinoza che dice che la pace non è solo l'assenza di guerra perché è uno stato mentale, è una disposizione alla pace. E Maria Montessori che invece affida proprio il compito di costruire la pace alla scuola e all'istruzione, affidando invece poi alla politica quel il compito ben più arduo di mantenere lontana la guerra. E quindi proprio la giornata della pace incarna in questo momento proprio il senso del fare scuola, dell'educare e dell'istruire le giovani generazioni.